attenzione, chi c'è sugli schermi? Qualcuno a Houston per noi questa sera? Eccolo, Paolo, benvenuto. Roma, Paolo Nespoli, ciao. Astronauta italiano. Eccoti. Tu sei a Houston perché, Paolo? Non puoi essere qui con noi stasera, ma hai voluto comunque essere qua insieme a questi ragazzi. Sarei stato volentieri con voi questa sera, invece sono qui a Houston perché sono in addestramento. Sto preparando per una missione spaziale che sarà l'anno prossimo. Quindi non ho il lusso di poter andare dove voglio. Se posso dire una cosa, direi a questi ragazzi di sognare cose impossibili. Guarda caso, proprio oggi in questo palazzo c'è una competizione qua con dei ragazzi che stanno costruendo dei robot. Questi sono ragazzi normali come voi che si stanno diventando a fare queste cose impossibili fuori dal mondo. È possibile fare questo, sognate, impegnatevi, lavorate perché arriverete lontano. Buonasera a tutti e benvenuti. Una grande occasione richiede un pubblico delle grandi occasioni, mi sembra che ci sia, quindi il primo ringraziamento è a voi perché avete dimostrato e dimostrate che la conoscenza, che in qualche modo il desiderio di conoscere l'ignoto, di sondare l'ignoto e di spingersi oltre i propri confini, che è proprio quello che diceva prima il nostro ospite, grazie al cielo, trova sempre un grande entusiasmo e chi è disposto a seguire le proprie passioni per andare oltre. Ebbene, rubo pochissimo tempo prima di introdurlo, ma voglio raccontarvi una cosa, perché negli aneddoti spontanei, secondo me, c'è molto degli uomini. La prima volta che l'ho incontrato, e ancora non lo nomino, mi ha raccontato che quando era un ragazzino, nel 77, poco più di un ragazzino, ha deciso di arruolarsi nell'esercito, tra i paracadutisti. Era il 77, appunto, inizia l'addestramento e a un certo punto gli dicono devi raggiungere quella zona, là in fondo. Lui parte, si gira verso l'istruttore e dice ma c'è un muro qui davanti, non si può passare. Devi raggiungere quella zona. Piano piano ha imparato che il primo muro si può scavalcare, il secondo con l'aiuto dei compagni si può buttare giù, il terzo si può aggirare. Qualche anno dopo e 313 giorni, 2 ore e 36 minuti nello spazio dopo, evidentemente quel ragazzino di ostacoli ne ha superati tanti. Signore e signori, Paolo Nespoli. Space Shuttle ti accoglie come sempre fa. Della coerenza, grazie a Don Marco che non vedo per aver insistito. Dov'è che è? Dietro nascosto, poi lo metteremo sul palco. Per essere riuscito a smuovere le montagne per riuscire a portarmi qua. Grazie a voi per essere qui così numerosi questa sera, anche a voi dietro, scusate se vi giriamo le spalle. E niente, siamo qua perché abbiamo un 7-8 ore di discussione, giusto? Ce la facciamo giusto per la colazione domani mattina. Ok, perché quando parliamo di spazio, quando parliamo di cose così, perdiamo la nozione del tempo e va bene. Quindi come ci organizziamo? Io direi che ci accomodiamo, anzi io mi accomodo e tu senti. Va bene, io faccio un po' di introduzione. Vai. Fermami io se... Fra un paio d'ore, va bene? Fra un paio d'ore, mezz'oretta, tre quarti d'ora, va bene. Allora, io partirei da qua, una cosa interessante, mi piace questo shuttle qui, pronto per partire e decollare. Tra l'altro ci sono le firme, questo è uno shuttle che viene da Verano, Brianza, l'hanno costruito quando siamo venuti in Italia con l'equipaggio e ci sono le firme degli astronauti americani, russi che erano con noi, che erano con me nello spazio, o io ero con loro, insomma eravamo assieme nello spazio.
Torniamo al 20 luglio 1969, io partirei da lì. 20 luglio 1969, cosa è successo? La luna. In effetti è il giorno in cui l'essere umano, gli esseri umani, sono usciti da questo pianeta e sono andati sul satellite del nostro pianeta. Ancora non siamo andati su nessun altro pianeta, ma almeno sul nostro satellite ci siamo andati. Neil Armstrong ha fatto questo primo passo e mi piace sottolineare due cose importanti. La prima cosa è che in quel momento c'era una corsa tra i sovietici e gli americani, c'era un po' di astio a livello mondiale tra le due potenze che cercavano di dimostrare che fossero migliori, e avevano scelto la Luna come un terreno di prova per far vedere chi in effetti era meglio. E quando gli americani sono arrivati sulla Luna c'è stato un momento interessante dove gli astronauti americani dell'Apollo 11 hanno deciso che quello non poteva essere, era sicuramente una vittoria tra virgolette americana, ma doveva essere una cosa fatta a nome di tutta l'umanità. Se guardate, questo è lo stemma della missione, gli stemmi vengono disegnati dagli equipaggi, non dalle agenzie. In quello stemma c'è scritto Apollo 11, c'è la Terra, c'è la Luna, non c'è nessun nome degli astronauti. È tipico che negli stemmi delle missioni ci sono i nomi degli astronauti, sempre, eccetto in pochissime rare eccezioni, e questa è una di quelle, perché Neil Armstrong e gli astronauti dell'Apollo 11 hanno voluto rappresentare l'umanità, che è una cosa veramente importante. E quando Neil è arrivato sulla Luna avrebbe potuto dire, come ha fatto Cristoforo Colombo inginocchiandosi quando ha scoperto l'America, l'India, quello che era, mettendo la bandiera, dichiaro questo continente, prendo possesso di questo continente a nome della regina Isabella di Spagna. E lui cosa ha detto? È un piccolo passo per un uomo, un balzo enorme, gigante per l'umanità. Ed è una frase molto importante, un significato che ha per tutti noi, è andare fuori da questo pianeta e continuare l'esplorazione, continuare sostanzialmente la nostra vita. Quando questo succedeva, io ero un ragazzino carino, insomma, piacevo a non so chi, ma va bene. Ma se guardi con attenzione, Emilio, già c'era un razzo qui sul coso, più o meno. C'avevo anche l'iPad già allora, vedete. E quando mi chiedevano, Paolo, che cosa vuoi fare da grande? Ma io voglio andare sulla Luna, voglio andare a fare le derapate sulla Jeep lunare, questo dicevano. Mi guardavano un po' sorpresi, dicevo, bravo, bravo, studia che ce la farai. Poi si giravano, perché insomma, quali erano le chance, le possibilità che un ragazzino della provincia, non lontano da qua, italiano, negli anni 60, andasse sulla Luna, andasse nello spazio, andasse sulla Luna, erano praticamente zero. Ma insomma, i ragazzini non è che si dice lascia perdere, così, no? Per cui sei bravo, studia che ce la farai. E solo che dopo un po' ho capito che la situazione non era poi così semplice. Non è che avessi finito le scuole medie, le scuole superiori e sarei andato nello spazio. Non era così semplice la cosa. E questo semino, questa idea, e poi è finito in un cassetto e è rimasta lì così. E ricordo ancora quando alle scuole medie, no, alle scuole superiori, a dire la verità, ho fatto liceo scientifico, la professoressa di filosofia cercava di spiegarci il senso della vita. E una delle cose che ricordo diceva, ma la vita è un viaggio, e il problema è che non c'è la strada, e ognuno deve prendere la sua strada, la deve trovare, non è facile neanche trovarla, è un po' come dover attraversare una foresta, no? Da là tu sei di qua, dall'altra parte c'è il sole, il mare, tutto quello che vuoi. L'unica cosa è che devi trovare la tua strada. Ora ci sono quelli che 30 secondi dopo sono fuori dall'altra parte, quelli che invece sono un pochettino più disattenti, una testata contro il primo albero,
e rimangono storditi ai piedi dell'albero per il resto della vita, ci sono quelli che entrano dentro tutto perfetto, poi non si accorgono di girare e vanno per la foresta per il resto della vita, non usciranno mai. Questa è così, non lo sapremo mai. Io guardavo questa foresresta e non, questa cosa della foresta così bene, non era una cosa, quando andavo al liceo mi sembrava più una cosa così, ma a me questa foresta non è che mi invoglia tanto a entrare dentro, chissà cosa c'è, chissà che i lupi, c'erano i lupi, e quindi non riuscivo a capire cosa fare, cosa farò nella vita, dove andrò, ma dove vado lì, ma chissà, e quindi niente, sì, voglio fare l'astronauta, va bene, ciao, ma cosa veramente voglio fare? E quindi mentre cercavo di capire cosa fare da grande, mi è arrivata la cartolina per fare il militare, allora si usava, ho deciso di andare nei paraglottisti perché volevo vedere cosa succedeva a buttarsi giù da un aereo, e ho fatto un po' di esperienze. Hai citato questi muri interessanti, che noi cresciamo, io sono cresciuto su un paesino un pochettino più piccolo di Bareggio, però insomma alla fine era abbastanza confortevole la cosa, no? Mia madre ha fatto di tutto per farmi andare a lavorare nella fabbrica davanti a casa, è perfetto, uno si alza la mattina, entra in fabbrica, fa l'elettricista, quello che vuoi, mezzogiorno torna a casa, mangia, alla 2 ritorna al lavoro e alle 6 torna a casa e ha finito di lavorare. Più semplice di così, è perfetto, funziona perfettamente. Lei ha cercato di fare di tutto per fare questa cosa, niente, non c'è stato verso. Io cocciuto, testardo, non lo so cosa voglio fare, c'ho la foresta, ci sono anche i lupi, ma vedremo. E nell'esercito è stato interessante perché a un certo punto, dopo il mio anno di levo, ho deciso di rimanere, perché insomma facevo cose strane che mi stimolavano, mi facevano capire quali fossero i miei confini. Questa è una cosa importante, che spesso e volentieri noi decidiamo che attorno a noi ci sono dei muri, dei confini, e non ci proviamo neanche a andare oltre questi confini, perché non si può. Perché sono confortevoli, stare dentro il tuo coso e si sta bene. Quindi, e lì invece no, vai dall'altra parte, fai quel film timoroso, questo, e poi capivo che buona parte di questi confini, alla fine, di questi muri, alla fine ce l'avevamo messi noi, ce l'ho messi io, ce li ho messi, non so, la mia famiglia inavvertitamente, i professori, quello che ho. E quindi niente, è stato un momento interessante dove ho cominciato a fare cose strane, come per esempio buttarsi giù dagli aerei e riuscire a arrivare a terra sano, che è una cosa un po' fuori di testa. Insomma, queste cose così, e nell'ambito delle esperienze che ho fatto mentre ero militare, a un certo punto sono stato mandato in Libano con la forza multinazionale di pace, e al rientro da questa esperienza molto forte, un'esperienza diversa da quella del militare qui che fa la guardia a un bidone di benzina vuoto, lì facevamo veramente le cose importanti, e al rientro da questa missione, su questa nave che ci riportava in Italia, qualcuno mi ha chiesto: senti un po', Paolo, ma che cosa vuoi fare da grande? Cosa voglio fare da grande? Sono un ufficiale dell'esercito, perché ero anche riuscito a diventare ufficiale, sono un incursore, che è un po' il top, più su di così non puoi andare, faccio il militare, faccio l'incursore. Cioè, sì, va bene, ti stai divertendo, tutte queste cose qua, va bene, ma che cosa vuoi fare da grande? Cosa c'è lì dentro? Qual è la tua aspirazione? Qual è la tua passione? E quindi, quando non riuscivo più a rispondere a questa cosa, ho tirato fuori questa cosa: volevo fare l'astronauta. Da ragazzino volevo fare l'astronauta, ma non si può, non posso farlo. Perché non puoi farlo? Posso farlo perché non posso farlo? Perché mi ero anche documentato, occorrevano tre cose. Quando si sapeva che di lì a qualche anno avrebbero fatto un bando di concorso per gli astronauti, e sapevo che avrebbero chiesto tre cose: una laurea tecnica, una conoscenza a livello lavorativo della lingua inglese, quindi conoscenza solida, e un fisico normale. Io non ho fatto la laurea perché dopo il liceo ero andato partito militare, non parlavo inglese perché ho studiato francese a scuola, e avevo un fisico normale, ma insomma mi mancavano due cose abbastanza così. Poi sapevo anche che c'era una fascia preferenziale di selezione 27-37, e io ho già 26 anni, per cui
quel treno era passato, quella foresta era già andata, adesso era un'altra foresta. E invece una delle cose che mi ha veramente colpito è stato il fatto che questa persona mi ha detto: ma lo sai come si fa a non realizzare un sogno e non provarci? Se uno c'ha un sogno, c'è un sogno vero, c'è una cosa, e non ci prova, o almeno ha già quelle che ha deciso che non si può fare, lì non posso andare, è troppo complicato, sono vecchio, non parlo inglese, e le cose non le fa mai. Poi non è detto che se comincia, se fa, ci arrivi, anzi, di solito questi sogni, quelli un po' forti, di solito non succedono, però insomma, alla fine ci devi provare. E con questa idea che se, vabbè, proviamoci, ho lasciato l'esercito, mi sono iscritto all'università americana, perché ho avuto la bellissima idea di iscrivere all'università americana, così avrei preso due piccioni con una fava, avrei per forza dovuto imparare l'inglese, e non è stato facile, Emilio, il primo anno e mezzo, io facevo le domande, loro mi guardavano, huh? What? Loro parlavano, io what? E quindi andava bene questo discorso a what, what, dove, what di qui, un what di là. Meno male che le cose tecniche sono su base latina, quindi bastava leggere, e quindi la matematica è matematica, ma sarebbero stati guai se no. Ma insomma, ho imparato l'inglese, tutte le cose, infatti ho preso una laurea in ingegneria aerospaziale, sono tornato in Italia. E che cosa è successo? I casi della vita, perché non sai mai cosa succede nella vita. È uscito il primo bando di concorso per il primo astronauta italiano. Oramai ho 32 anni, la fascia preferenziale 27-37, ero perfettamente nel mezzo, avevo una laurea, parlavo inglese, c'ho il fisico normale, è fatta. E certo che quando ho presentato domanda, mi hanno convocato a Roma, mi sono accorto che c'erano qualche altro migliaio di persone che volevano fare la stessa cosa, e quindi non è così semplice la cosa, no? Allora, lì mi è venuto in mente un po' l'addestramento dell'esercito, sì, non c'è problema, ne ammazziamo 999, non è molto legale a dire la verità, non è legalissimo, quindi non si può, va bene, ma mi sono accorto che alla fine non era necessario ammazzare gli altri, perché comunque quelli della commissione ci davano dentro di brutto, eh. Ogni volta che richiamavano una nuova selezione, ne arrivavano metà, e siamo rimasti in dieci, ci guardavamo un po' storti nel sorridenti, ma insomma, se cercare di fare lo sgambetto agli altri, e ci hanno mandato, non sapevano più come fare a selezionarci, ci hanno mandato a San Francisco. C'era una riunione di scienziati tecnici della NASA, ho detto, vi mandiamo là, vi selezioneranno loro. E quindi sono andato a San Francisco, vi ho fatto questo colloquio, alla fine del colloquio uno di questi è uscito fuori dicendo, Nespoli, bello, l'inglese è bello solido, meno male, almeno quello. Dice, no, ma anche la risposta, sei stato l'unico che ha risposto alle dinamiche del satellite, e per forza avevo appena finito il corso di meccanica orbitale, se mi fanno adesso quella domanda lì, che ne so, non so niente, vabbè. Comunque, risposto a tutte le domande, ero molto, sono tornato in Italia, telegramma. È arrivato il telegramma dell'Agenzia Spaziale Italiana, ho aperto un po' tremante, congratulazioni, lei è arrivato nella fase finale, non è stato selezionato come astronauta. Quindi non capivo questo, congratulazioni non, un po' di dicotomia. Questo momento non è stato selezionato come congratulazioni. Non lo so, ma comunque questa roba qua, ho chiamato mia sorella, scusa, mi dici cosa c'è? C'è scritto che non sei stato selezionato. Quindi ho cartocciato questo telegramma, ero un po' scocciato, un po' deluso, perché oramai ci credevo. E vabbè, però insomma, torniamo al discorso che le ciambelle col buco non sempre vengono, non è così facile, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi niente, ho cominciato a lavorare come ingegnere e ho aspettato che uscisse un altro bando di concorso. Quattro anni dopo è uscito un altro bando di concorso, ho presentato domanda un'altra volta, sono arrivato a Roma bello speranzoso e ho scoperto che questa volta erano molti di più, perché si era sparsa la notizia, oramai questa storia degli astronauti così, era sempre illegale ammazzare tutti gli altri,
Però di solito, come prima, la commissione falciava tutto spiano, quindi arriviamo negli ultimi 10, commissione di selezione, telegramma. Finalmente. Finalmente, congratulazioni, non è stato selezionato. Quindi ho cartocciato il telegramma e anche lì, ma cosa fa, cosa ho fatto, dov'è il cosa? Però insomma, vabbè, quindi ho cominciato a lavorare tra l'altro per l'Agenzia Spaziale Europea e 4 anni dopo è uscito un altro bando di concorso. Il problema è che adesso oramai avevo 40 anni, 27, 37, io ce ne avevo 40, quindi già dall'Agenzia Spaziale Italiana mi hanno detto guarda lascia perdere, non fare domanda, perché ci sarà qualche candidato che si presenterà al coso e figurati se tra tutti questi che non puoi ammazzare, oramai hai capito, non ci sarà qualcuno tra i 27 e 37 meglio di te, quindi lascia perdere e non fare neanche domani, risparmaci questa cosa. Ma io, testone, una delle caratteristiche, mia madre ha sempre detto le nuke, testone, e ho fatto domanda, siamo arrivati lì, tutte le selezioni come al solito, un'altra volta mesi di cose, le ultime 10, telegramma. Non c'era una congratulazione stavolta? No, non hanno mandato un telegramma, perché siamo entrati nell'era moderna, era il 1998, posta elettronica, cos'era il soggetto? Congratulazioni, Betania, un altro. Congratulazioni, a momenti faccio spam, invece no, ancora non si usava tantissimo la spam e ho cominciato a leggere, è arrivato nella selezione finale, nel coso, è stato selezionato. Per cui in tutta la cosa mancava solo un non, si vede che risparmiavano l'inchiostro, non lo so io cos'era, cioè avevano fatto una cosa. Comunque mancava questo non e non riuscivo a capire se ero io che avevo le travegole, ma mi è capitato di leggere quello che volete ogni tanto invece di quello che c'è scritto. Io ho chiamato mia sorella, cosa c'è scritto qua? C'è scritto che sei stato selezionato, così la smetti di rompere le scatole. Oh! E quindi niente, finalmente sono stato selezionato, quasi quasi non ci credevo. Il giorno dopo sono andato a Roma. Roma ci hanno fatto la presentazione e ci hanno detto andate al centro astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, perché nel 1998 è stato creato il corpo unico di astronauti europeo, con tutti gli astronauti che prima erano, rimangono francesi, italiani, tedeschi, ma ora sono del corpo unico europeo. Arrivato a Colonia, mi ha detto Nespoli, non disfare neanche le valigie perché un po' le manderemo in Russia, un po' di qui, un po' di là, e te con altri 3 vi manderemo al Jones Space Center della NASA. Houston, we have a problem. A Houston, della NASA. Ecco, questo è il centro di... Ah, Bareggio cosa fa? 18.000 persone più o meno? Ecco, la NASA lì allora ne lavoravano 17.000. E questo è il Mission Control, il Mission Control di Houston, il Palazzo degli Astronauti, qua. Quando sono arrivato lì mi hanno dato il mio badge, io sono entrato dentro un po' tremante. Dove sono gli astronauti? Al sesto piano, vietato l'accesso ai non gli autorizzati, pena la fucilazione, tutte queste cose qua. Provato col pignignum, la porta si è aperta, sono entrato, c'erano i nomi degli astronauti famosi, John Glenn, John Young, stato sulla Luna, tutti questi, io passavo via in punta di piedi, mica che mi buttassero fuori ancora prima di cominciare, ho trovato il mio nome sotto un sottoscala, allora è vero, Nespoli c'è, è vero, e difatti, non mi avevano fatto uno scherzo, ci ho pensato a dire la verità, che mi avrebbero quei gioconi dell'Agenzia Spaziale Italiana e mi mandavano fino a Houston, per essere buttato fuori e arrestato. E invece no, era vero, classe, 17ª classe di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, della NASA, perché gli americani ogni 2 anni fanno una classe di astronauti, se ci sono degli stranieri, degli extracomunitari, li aggiungono a questa classe di astronauti. Qui ce ne sono. E ci si fa l'addestramento insieme, 25 americani su 31, 25 americani, 2 italiani, un francese, un tedesco, un canadese e un brasiliano, che se noti è l'inizio di una barzelletta, insomma. La barzelletta è che, quando siamo arrivati, era successa una cosa strana alla NASA, per tutta una serie di ragioni particolari, nei 4 anni, partendo da 4 anni prima di noi, la NASA ha cominciato a reclutare un numero incredibile di astronauti, che in effetti erano chiamati candidati astronauti, perché non eri manco astronauta, eri candidato finché non ti qualificavi,
candidati astronauti e non si è mai capito perché, se non c'erano i posti per volare, ci avevano, sono passati da 80-75 astronauti a 150 e tutti questi dovevano volare, per cui ti davano il numerino, mettiti in coda e quando ci hanno dato, hanno dovuto trovare il nomignolo della nostra classe, il patrono, ma comunque il nomignolo della nostra classe, a un certo punto la classe prima di noi, questo è standard, ci ha dato il nome dei pinguini, vedete qua, 17ª classe di astronauti, i pinguini, ecco qui il nostro, la nostra mascotte, ecco cos'è, la nostra mascotte. Lo sapete perché i pinguini? Perché i pinguini sono ufficialmente dei volatili, solo che hanno le ali troppo piccole e non riescono a volare. Quindi voi siete astronauti, ma non volerete mai, perché davanti voi c'è una sfilza di gente così lunga che deve volare. Sì, prendete il numerino e poi si vedrà. Va bene, dai, comunque c'era questa chance. Abbiamo fatto 2 anni di addestramento di base, per cui dopo 2 anni ci hanno tolto il prefisso candidato, ed eravamo a questo punto astronauti in attesa di un'assegnazione al volo, e ci hanno detto sì, vi cominceremo a assegnare al volo, era l'anno 2000, cominceremo a assegnarvi al volo qui da qui a qualche missione, anche perché voi, con quelli della classe prima, sarete quelli che costruirete la stazione spaziale internazionale, non esisteva allora, era in fase di costruzione. Voi farete parte degli equipaggi, delle missioni che costruiranno questo avamposto. Eccola qua la stazione spaziale internazionale, ed è il posto dove andiamo adesso. Quindi, se dopo qualcuno mi fa una domanda a Nespoli com'era sulla Luna, vuol dire che non sono stati molto attenti, giusto? Li buttiamo fuori, cosa facciamo? Sì, li buttiamo giù. Sì, ecco. Beh, però, vista la determinazione, mai saprai. No, ma oggi non andiamo sulla Luna, andiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale. La Stazione Spaziale Internazionale è una cosa interessante, è una casa laboratorio in orbita attorno alla Terra. E uno dice, ma perché andiamo in questo posto che francamente con tutti i posti belli che ci sono sulla Terra, questo è un po' fuori dal mondo, correttamente. È in un posto che è ostile alla vita, cioè qua c'è il vuoto. Se tu dovessi andare lì, muori nel giro di qualche millesimo di secondo. Resti in vita perché c'hai una serie di meccanismi, di polmoni, un polmone artificiale che ti tiene in vita. Ma se si ferma la pompa dell'ossigeno o arriva un meteorite e ti fa un buco sul muro, non è bellissimo, mettiamola così. In più ci sono tutta una serie di altri problemi, non è grandissima, immaginate la stazione. Probabilmente il volume, direi che forse un terzo di questo cinema, di questa sala cinema, forse è più o meno questo palco, tutto il volume interno di tutta la stazione, e sei in 6 lì dentro, e non è che dici qua stasera mi sono stancato, vado a cena, vado a mangiare la pizza con gli amici, non è poi così semplice, quindi è un po' complessa la cosa. Quindi la domanda è, ma perché andiamo lì? Sulla Luna poteva anche averlo, ma perché andiamo sulla stazione spaziale? Perché? Voi qui dietro, interrogati alla lavagna, così imparate, perché andiamo lassù? Ricerca, ricerchiamo, non c'è niente, e ne sei nel vuoto, vabbè, ricerchiamo, cosa ricerchiamo? Allo? Le onde, gli esperimenti, le cose. Va bene, ricerchiamo, facciamo degli esperimenti. Ma perché andiamo sulla stazione a fare questi esperimenti e non restiamo a Bareggio, che è più comodo? Qualcuno l'ha detto. Cosa ha detto? La forza di gravità. La forza di gravità è la risposta? L'assenza della forza è la risposta anche questa? Allora, va bene. Mettiamola un pochettino meglio. È perché lì, si trovano delle condizioni che non ci sono sulla Terra, altrimenti staremo a Bareggio. Scusate, non è il caso di andare fino lassù, se arrivi lassù è esattamente come essere qua al cinema. Vai lassù perché ci sono delle condizioni che non ci sono qua. Specificatamente, manca la forza di gravità, non si sente la forza di gravità, che è una cosa impressionante, importante. Voi se fate conto che tra tutte le forze che ci stanno attorno, la forza di gravità è una delle più forti, una delle più violente. C-
ci tiene tutti attaccati per terra. Provate a staccarvi dalla terra e vi tira giù di nuovo. Lasciate andare qualcosa di mano, bang, cade per terra. È la forza di gravità. È molto forte, ma ci sono tutta un'altra serie di altre forze molto importanti che però non riusciamo a vedere, perché c'è questo elefante incredibile e tu vuoi vedere le formichine e c'è un elefante qui sul palco con te. Quindi se vuoi vedere le formichine, la cosa migliore è di prendere l'elefante e farlo accomodare di fuori. Quindi là sopra non c'è l'elefante e succedono delle cose incredibili, si apre un mondo totalmente diverso, ci permette di fare una serie di attività che non possiamo fare qua sulla terra, altrimenti non ci andremo. Ora, domanda, tu tienimi sotto controllo. Dunque, un'ora e venti. Perché non c'è la forza di gravità? Chiediamo a questi sono là. Perché non c'è la forza di gravità lassù? Ci siamo dimenticati, perché non c'è la terra? No. Dite, non c'è niente di sbagliato. Quando lo faccio questa cosa ai ragazzi, dico, questo è quello che fanno gli scienziati. Voi pensate che gli scienziati sia che... hanno una domanda e cominciano a tirar fuori le risposte più strane, dopodiché verificano, questa ipotesi funziona? No. Questa? No. Questa? Forse. E vanno avanti così. Quindi le vostre ipotesi sono? Siamo fuori dall'atmosfera, quindi non si sente la forza di gravità. Ok? Altra ipotesi? Caduta libera. Poi? Le masse, ok? Poi? Allora, qua dietro si annulla. La forza di gravità si annulla. Va bene. Allora, il trucco c'è, ma non si vede. Il trucco è che la stazione non è ferma come in questa foto. Questa è una foto che ha... fermato la stazione spaziale internazionale. La stazione non è ferma, ma è in orbita attorno alla Terra. La sua velocità di rotazione attorno alla Terra, la velocità orbitale, è di circa 28.000 km all'ora. Se fate due conti, 28.000 km all'ora sono circa 8 km al secondo. Voi immaginate di essere qua dentro e questo affare qua sta andando a 8 km al secondo. Che effetto fa, Emilio, a 8 km al secondo dentro un affare così? Lo senti che sta andando? Lo sai tu, io non lo so, so che fai 16 giri della Terra in un giorno. Per esempio, una cosa che fai a quella velocità, fai un giro intero della Terra ogni ora e mezza, che vuol dire che ogni 30-40 minuti c'è un'alba o un tramonto, quindi 16 albe, 16 tramonti al giorno, e come dice Leo Ortolani, 16 colazioni, esatto. 16 albe, 16 colazioni, 16 cornetti, e quindi tornando alle discorso di prima, ti gira, continua a cadere, ecco, allora, quello che succede, la forza di gravità, la gente dice non c'è la forza di gravità perché è lontano dalla Terra, non c'è l'atmosfera, tutte queste cose, non è corretto, è corretta la descrizione perché sei in caduta libera. Uno dice, come sei in caduta libera? Sì, la stazione sta cadendo verso la Terra, sta cadendo nello stesso modo che questo cade uguale, precisa, identica, solo che questo va giù dritto, quell'altro invece va in quella direzione a 28.000 km all'ora e perde quota tanto quanto la Terra è rotonda. Per cui perde quota, ma la Terra è rotonda e quindi gli cade attorno in continuazione. La stazione è in caduta libera attorno alla Terra e se sei in caduta libera non c'è più modo di sentire il pavimento, galleggi, non è vero che galleggi, stai sprofondando, ma con te sta sprofondando anche il veicolo e tutto il resto, e quindi non senti più la forza di gravità. E questa cosa qua ti permette di tirare via l'elefante e vedere tutto il resto. Ora, che cosa si prova a essere in caduta libera? Vi è mai capitato su un aereo, un ascensore, che fai così? Sulla stazione si prova così, solo che dura 6 mesi. E non finisce mai. Per cui dopo un po' smetti di urlare, ma di fatto stai cadendo. E all'inizio non è una sensazione bellissima, come potete immaginare. Dopodiché, quando ti abitui, quando il corpo si abitua, allora
acquisisci una percezione, una dimensione completamente diversa che non hai qua sulla Terra, e vi posso assicurare che è una cosa incredibile, perché diventi leggero, diventi... prendi in mano questa cosa qua, lo prendi, lo tiri su senza problemi, non c'è più il riferimento del pavimento. A noi è importantissimo per noi sulla Terra sapere dov'è il pavimento, dov'è l'orizzontale. Per esempio tutti qua, anche quelli dietro, sono tutti qua con gli occhi paralleli al terreno, e non vedo nessuno che sta guardando così, tutti paralleli al terreno. Ci sono tutta una serie di cose. Ora immaginate di essere nello spazio, se fossimo nello spazio adesso, come ci metteremmo? Bella domanda. E quindi dovremmo tirar fuori un modo diverso nel pensare, nel fare questa cosa. Infatti nello spazio acquisisci una sensibilità per cui crei tu il tuo orizzonte, qualsiasi esso sia. E capita ogni tanto che stai lì a lavorare, vedi qualcun altro e fai così perché sta lavorando così, o cos'ha, o cosù, e all'inizio appena ti viene la nausea, poi dopo un po' impari e non c'è nessun problema. Va bene, comunque, questa è la Stazione Spaziale Internazionale, un posto veramente fuori dal mondo, dove si fanno le cose incredibili. Ci sono due le ragioni sostanziali per avere questo avamposto, per avere questa casa laboratorio, due obiettivi. Il primo è quello di imparare a capire che cosa vuol dire fare un viaggio lungo, perché insomma star 6 mesi nello spazio è tanto, 8 mesi come Luca che tornerà tra qualche giorno, ma di fatto se vogliamo solo andare al pianeta più vicino ci vorrà un viaggio di 2 o 3 anni, e quindi dobbiamo imparare che cosa vuol dire, dobbiamo imparare gli effetti sul corpo umano, dobbiamo imparare tante cose. Questo è uno degli obiettivi della stazione. Il secondo obiettivo è quello di fare tutta una serie di attività che non si possono fare qua sulla Terra, con la finalità ultima di migliorare la vita sulla Terra. Quindi andiamo lassù, capiamo come funzionano le cose, torniamo a Terra e miglioriamo la nostra vita. E su questa cosa io inizierei a farti delle domande, perché mi sembra... Sì, andiamo, facciamo con le domande, sentiamo le domande. No, le domande le faccio io. Ah, le fai tu? Di qua, mi siedo? Sì. Sì, signor professore. Migliorare la vita sulla Terra, l'hai detto adesso. Nello spazio, sempre che non sia un idillio, e non lo è in realtà, però c'è una collaborazione, soprattutto sulla Stazione Spaziale Internazionale, che mette insieme popoli che in realtà sulla Terra non vanno esattamente d'accordo. Com'è possibile che nello spazio si vada d'accordo? La Russia e gli Stati Uniti lavorano insieme da 75 nello spazio. Sulla Terra non è così. Cosa succede nello spazio? Diamo il meglio di noi? Ma non lo so, è interessante, è importante il fatto che quando vai fuori dalla Terra è uno dei momenti dove ti senti un terrestre. È paradossale, perché se fuori dalla Terra sei un extraterrestre e di fatto ti senti un abitante della Terra, di questo pianeta. Ne parleremo poi alla fine, più nel dettaglio di questa cosa. Ma devo dire che questa è una cosa che gli astronauti sentono fortemente e che in un certo senso anche... I governi sentono. In nome della Stazione Spaziale Internazionale sono stati fatti dei programmi, e paradossalmente è successa una cosa interessante e paradossale, che all'inizio il contributo russo è venuto perché è caduto il muro, e quindi c'era tutta una serie di ragioni politiche per includerli in questa attività internazionale. E poi piano piano si è visto che le risorse russe, che allora sembravano oramai inutilizzabili e perse, sono diventate importanti, e politicamente, sebbene ci sia sempre stato qualche attrito, alla fine è più facile lasciar continuare il programma che distruggerlo, che tagliarlo. E quindi è una cosa un po' interessante, sono queste conseguenze non volute o non pensate. Ora è interessante, sarebbe interessante, una dei risultati della Stazione Spaziale Internazionale, oltre a tutti gli esperimenti scientifici e tutto il resto, è che se fai un programma internazionale dove ci sono nazioni che non si vogliono tanto bene e si firma un accordo, poi questo accordo diventa solido, e il presidente di turno che ti arriva,
perché fanno così, gli americani fanno così, anche noi facciamo così, arriva un nuovo presidente, cambia tutto quello che ha buttato via, che ha fatto quello di prima e ricomincia da capo un'altra volta. E quindi questo è un problema serio che abbiamo come nazione, non solo l'Italia, tutte le nazioni hanno questo problema, è che oramai i cicli politici durano 2, 3, 4 anni e non si riescono a fare programmi a 10 anni, a 15 anni, quindi programmi strategici importanti, se poi sono importanti per tutti, non riescono a essere fatti perché cambia chi comanda, cambia chi è sotto. Quindi dovremmo capire un po' come fare questa cosa e usare il modello della Stazione Spaziale Internazionale, forse una delle cose che ci ha insegnato anche quello. Tanto ti ho interrotto prima di arrivare a una foto meravigliosa di te che guardi dalla cupola la Terra, dall'assù. Dopo ne parliamo di quello. Hai titolato il tuo libro che dall'assù i problemi sembrano un po' più piccoli. Sembrano perché non lo sono. Ma è un titolo. In effetti anche questo fa parte di quello che dirò poi alla fine. Ogni tanto noi siamo dentro i problemi e non ci rendiamo conto che cerchiamo di risolverli essendo noi parte del problema, perché siamo troppo vicini al problema o siamo troppo coinvolti e non riusciamo ad avere una visione un po' distaccata, una visione più neutrale, una visione che ti permette di focalizzarsi sul cambiamento e non su quello che non va, e tirarsi indietro aiuta, e questo è un po' il senso del libro, che quando ti tiri indietro non vedi più il piccolo dettaglio e lo lasci perdere. Invece spesso e volentieri nelle nostre case, scherzo sempre dicendo sulla stazione se in sei in quel posto, voi immaginate ogni tanto a casa in due, già si è in troppi, immaginate di essere in sei, e quindi è difficile convivere, devi per forza trovare delle metodologie diverse, e quella di lasciare perdere i piccoli problemi, capire quali sono i problemi importanti, tirarsi indietro e vederli un po' tutti assieme, capire quali sono gli effetti globali, se dovessimo fare questa cosa sempre, anche nei problemi di tutti i giorni, forse andremo meglio. Senti, prima parlavi di sensazioni. Tu hai fatto 3 voli nello spazio, cambiano i tempi, cambiano i mezzi, sei andato oltre l'atmosfera sia con lo shuttle che con la Soyuz, ma cambia anche l'uomo. Sono cambiate le tue emozioni, i tuoi pensieri dalla prima missione all'ultima? Questa è una domanda complessa. L'hai fatta tu difficilissime prima, le hai ammutoliti tutti, poverino. Adesso ci si vendica. Io dico sempre, bisogna stare attenti, perché pensano tutti che gli astronauti siano dei grandi scienziati, dei grandi uomini, dei grandi filosofi, dei grandi, ma non è poi proprio vero, insomma. Tra l'altro, fortunatamente o sfortunatamente, siamo tutti o veniamo tutti da una classe di esseri umani che sono molto più attenti alla tecnica che alla filosofia, mettiamola così. Per cui quando vai in orbita, non è che sei lì normalmente a pensare al senso del mondo, a queste cose qua, ti cominci a lavorare alle 7:30 di mattina e c'hai 12 ore di lavoro dove sei di servizio, dove ti fanno lavorare ininterrottamente, dove è un esperimento, un'attività, una cosa dietro l'altra, tutte cose di carattere tecnico abbastanza forte, per cui sei concentrato su queste cose. Certo, ti viene da pensare, no? Ti viene da pensare il fatto che, come esseri umani, ogni tanto veramente riusciamo a fare le cose impossibili, come andare nello spazio, praticamente impossibile. Ma se ci pensi, poi la nostra vita in generale è un modo di vivere che è impossibile, no? Noi oggi, che ne so, prendiamo un'auto e ci spostiamo e facciamo 500 chilometri e non ci facciamo caso, ma pensiamo a già 100 anni fa o 200 anni fa, era una cosa impossibile. Oggi prendiamo un aereo e andiamo in Australia, sono cose anche queste impossibili, quindi nella nostra vita prendiamo normalmente le cose impossibili, le facciamo diventare normali e poi troviamo le
cose impossibili dopo. E quindi niente, tornando alla domanda, cercando di chiudere questa risposta, non ho trovato una percezione veramente diversa tra la prima missione e la seconda. Sì, un conto è volare su questa macchina, un conto è volare sulla navicella russa, ma alla fine sei sulla stazione spaziale internazionale, che anzi oramai c'ha 20 e passa anni e sembra ancora nuova dentro, più o meno. Quindi spero che vada avanti ancora per un po'. Hanno prolungato il programma, sì, qualche anno ancora. Però non c'è, uno dice c'ha 20 anni, cioè forse un po'. Invece dentro sembra nuova. Quindi le sensazioni. Più o meno sono le stesse. Più o meno, tra l'altro, non è che ti cambiano, perché ti cambia, mi chiedono spesso: ah, ma ti cambia volare nello spazio? Secondo me no, non tanto. Che andare nello spazio e fare una cosa impossibile, poi. Ci sono quelli che la pensano in un modo, quelli che la pensano in un altro, e ognuno trova i modi e le ragioni per rinforzare le sue credenze, mettiamole così. Anche lì. Senti, hai appena detto che giustamente voi siete su a lavorare, a fare esperimenti ininterrottamente, e una volta hai dichiarato che la mente quindi è estremamente razionale, perché deve portare a casa, deve finire un compito. Però ho detto, per questo un po' lassù mancano i poeti, i filosofi. Cosa intendevi esattamente? Non ti ricordi? No, mi ricordo. No, stavo cercando di capire dove partire. Questa esperienza di andare fuori dal mondo è veramente interessante. Ora è vero, noi andiamo su a lavorare, ma di fatto è un'esperienza fisica, psicologica, mentale molto, molto bella, molto diversa. Non si può fare questa esperienza in nessun'altra parte, devi per forza andare lì. E sono convinto che lì ci siano almeno due cose che sono eccezionali, che non trovi da nessun'altra parte sulla Terra, e sono due cose che faranno diventare il viaggio turistico sulla Stazione Spaziale Internazionale una realtà. Perché è come dire, che non so, andiamo alle Maldive. Se uno andasse alle Maldive, farebbe tutto questo viaggio, arrivasse lì e trovasse Bareggio, rimane a Bareggio. Perché va alle Maldive? Perché è un posto completamente diverso. Di solito andiamo in vacanza in un posto diverso. E lì è lo stesso. Andiamo lì e troviamo due cose che non ci sono da nessun'altra parte. Devi per forza andare lì. La prima è la sensazione di non sentire più la forza di gravità, che sembra banale, relativamente banale. Di fatto è una cosa veramente incredibile, perché se da un lato noi nasciamo con la forza di gravità e la usiamo tutti i giorni, o abbiamo un contenitore, lo appoggiamo qui, rimane lì, l'acqua è dentro la bottiglia, se dovessi versarla rimane nel bicchiere, bevo, rimetto il bicchiere lì, è comodissimo. Voi immaginate di fare questa cosa semplicissima in assenza di gravità? È impossibile, non si riesce a fare. Le cose non stanno lì, il liquido non sta dentro, non puoi versarlo perché non va da nessuna parte, se lasci andare una cosa ti vola via, non la trovi più, è un problema. E quindi all'inizio le cose sono complicate, perché tu hai ancora la mentalità terrestre, ma quando ti abitui a questa caduta e al fatto che non puoi più utilizzare la gravità per fare certe cose, e cominci a sperimentare, questa è una cosa veramente importante, che spesso e volentieri noi ci abituiamo a fare qualcosa in un certo modo e continuiamo a rifarla in quel modo, poi cambiano le condizioni al contorno per tutta una serie di ragioni e tu continui a voler fare le cose in quel modo e ti arrabbi e ti senti fuori luogo e dovremmo cercare di capire che la vita è un mutamento continuo, raramente le cose rimangono uguali, precise, identiche, e quello che dovresti fare non è star lì a lamentarti per quello che ti manca, che non troverai mai, ma dovresti sperimentare tutto il resto che c'è, ma che non sai e che non vedi, perché se non ci provi, se non lo sperimenti, non lo troverai mai. Quindi è quello che succede in assenza di gravità, quando finalmente ti rendi conto che è inutile che cerchi di dormire come dormi sulla terra, oddio, non riesco a appoggiarmi sul materasso perché io dormo sempre così, ma lì come faccio a dormire così? Non c'è la gravità che ti tiene sul materasso, quindi dormi cadendo. Ecco, provate a dormire mentre stai cadendo, ecco, dove non puoi appoggiarti a niente, dove ecco.
E quindi, ma dopo un po' ti rendi conto che un modo di dormire è perfetto, è esatto, è incredibile dove non, si dorme se è perfettamente a riposo. E noi quando ci sdraiamo sul materasso crediamo di essere a riposo e difatti ci giriamo perché ogni tanto il sangue si... Invece nello spazio sei lì così e rimani così perfettamente, gira tutto senza nessun problema. Qual era la domanda? Non mi ricordo. Ok. No, aspetta, fermo. Cos'era? Le due cose, brava, brava signora, brava, grazie. Le due cose, l'assenza della forza di gravità. La cosa più bella della forza di gravità, a parte tutto il resto, che diventi Superman, che vai in giro, fai questa cosa, ma c'è una cosa incredibile che ho realizzato dopo, quando sono tornato sulla Terra, è che la gravità qui sulla Terra ha anche la funzione di farti ricordare che hai un corpo. Tu cammini, inciampi, sbatti il naso per terra. Chi è che ti butta per terra? La gravità. Ti cade qualcosa? La gravità. Cioè la gravità continua a ricordarti che hai un corpo. Io sono qua appoggiato col braccio, tengo su il microfono ed è la gravità che mi fa sentire che il microfono pesa o queste cose così. Ma voi immaginate che a un certo punto niente ha più peso e non c'è più niente che ti ricorda che hai un corpo. E ci sono dei momenti dove tu sei pura anima. È la tua anima, il tuo essere che guarda. Tu immagina di essere sopra a guardare la terra e non c'è più corpo, sei lo spirito che guarda. È una cosa incredibile, una leggerezza, una sensazione veramente bella. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è proprio la capacità di guardare la terra, e da lassù la terra la vedi in un modo diverso, e di questo ne parleremo dopo. Però adesso uso come assist quello che ho appena detto. Tu hai avuto collegamenti quando eri in orbita con il Presidente della Repubblica, con pontefici. Mi ricollego alla cosa che hai appena detto. Quanto c'è spazio là sopra per la spiritualità? O meglio, la fatescenza. C'è armonia fra quel senso di spiritualità di cui parlavi, fra la religiosità, mi viene da dire, e la scienza? Questa è un po' la domanda che avevi fatto prima, a cui non ho completamente risposto. Certo. Era che a parere mio manca oggi tra le persone che sperimentano questa condizione, manca un po' buona parte della popolazione. La parte della popolazione non sono tutti tecnici, medici, fisici, ingegneri, ci sono i filosofi, ci sono i giornalisti, ci sono i preti, ci sono i fotografi, c'è tanta gente che dà un contributo importante, non sono solo i tecnici che danno un contributo importante al progredire del mondo. C'è tanta gente che oggi nello spazio non va, non li portiamo per tutta una serie di ragioni particolari. E secondo me questo è una penalità che stiamo pagando. In futuro dovremmo cancellare questa cosa, spero. Quando andremo sulla Luna e cominceremo a fare un avamposto lunare, spero che portino una fetta della popolazione che rappresenta tutte le discipline, non solo i tecnici. Le mamme. Beh, una donna ci andrà, quando andremo sulla Luna, è già stato annunciato. Sì, le mamme, sì. Le mamme, va bene. Le donne, le mamme, gli uomini, i neri, i bianchi, quello che è, qualsiasi cosa. Dobbiamo portare una fetta rappresentativa della popolazione. Una domanda ti hanno fatto già in tanti e io so cosa rispondi, ma tu hai volato anche su quella macchina lì, che un po' dal mio punto di vista rappresenta la grandiosità e la capacità dell'uomo di fare cose davvero eccezionali, ma anche la fragilità. Quella macchina è esplosa due volte e ha fatto danni gravi. Si ha mai paura? Avete mai paura? Hai mai avuto paura? Dammi una definizione di paura. Ma no, sono io che faccio le domande stasera. Ho capito. Aiutatemi a dare una definizione di paura. Cos'è la paura? Morire. Una cosa irrazionale. È la paura, è una cosa irrazionale che ti viene quando stai facendo una cosa che non conosci. Perfetto, vedi, abbiamo trovato già la risposta nel giro di 20 secondi. Sì, è così, è corretto. La paura è un sentimento che ti preme, un sentimento paralizzante di solito, che ti viene quando stai facendo una cosa che non conosci, per la quale pensi che probabilmente se non muori ti succede qualcosa di grave.
Ed è per questo che prima di mettere i piedi su questa macchina, che è una bomba, fai addestramento. Sì, 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 sì. Abbiamo fatto 2 anni di addestramento per toglierci quel coso di candidato e poi ci sono voluti altri 6 anni prima che mi assegnassero una missione. Avevo una slide qua interessante, aspetta, eccola qua, guarda, era proprio lì. Sì, se uno dovesse fare 4 calcoli, capirebbe che all'interno di questo veicolo, un palazzo di 20 piani, c'è l'equivalente di energia di una mini bomba atomica che scoppia, o dovrebbe scoppiare in modo controllato. Questa energia viene scaricata verso il centro della Terra contro la forza di gravità e come risultato questo palazzo di 20 piani viene sparato in orbita. È così devastante o così potente l'energia che c'è qua dentro che se dovesse scoppiare, questa è una foto di Capo Kennedy, questa è la base di lancio dove siamo partiti noi, ce n'erano 2, ma comunque siamo partiti da questa, e quando hanno dovuto costruire il centro di lancio a Capo Kennedy, hanno fatto 4 conti e hanno detto la zona dove se sta roba scoppia si appiattisce tutto è di circa di 3,5 km, e quindi lì dentro non ci mettiamo niente. Il centro di lancio lo mettiamo fuori, anzi quella la facciamo la zona di sgombro, e poi tanto per essere più sicuri la facciamo a 5,5 km. Difatti il Launch Control Center è questo palazzetto qua a 5,5 km dalla cosa. Ora tra il razzo e il Launch Control Center non c'è nessuno eccetto tu o io. Dove sei? Seduto sulla bomba atomica. E tu dici devi essere scemo, chiaro, perché con tutti i posti che uno può andare, dove vai quel giorno lì, proprio lì sopra lì, dici, e quindi è un momento dove sicuramente quando ci vai non è, dovrei avere paura per forza, perché o non sei umano, o se non sei umano, ma siccome siamo umani avrei paura. E invece non è così. Mi spiace di non aver la foto, credo di non averla. No, ce l'ho. La foto di quando, uscendo dalla quarantena, stiamo andando verso la rampa di lancio. Ti portano lì col pullman, ti scaricano e se ne vanno. E tu ti siedi sulla bomba atomica. E tu dici, chissà che paura. E difatti vedete tutti, no, io non voglio andare sulla bomba atomica, no, no, no. Guardate tutte le foto, tutti gli equipaggi, tutti pompati, tutti che sorridono a 32 denti. Ah, finalmente, 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 perché ti hanno fatto aspettare 10 anni per arrivare lì. E non solo, prima ti hanno fatto aspettare 10 anni. Secondo, hai fatto tante di quelle simulazioni dove sei morto un tot di volte, 30, 40, 50, perché hai sbagliato qualcun altro, perché è successo qualcosa, eccetera, eccetera. E per cui sei arrivato a un punto in cui, quando si fa questo gioco, no, ti mettono nel simulatore, gli istruttori cercano di ammazzarti e tu cerchi di non farti ammazzare. All'inizio vincono loro, a metà vincono loro, verso la fine ogni tanto vincono loro, ma se l'equipaggio è in grado di gestire la cosa, gli istruttori fanno di tutto di più e vince l'equipaggio, arrivi in orbita lo stesso. In quel momento lì sei pronto. E quindi viene a mancare quella situazione di non sapere cosa sta succedendo. E quindi non hai paura. È un po' come dire, voi andate in bicicletta, sì? Avete paura di andare in bicicletta? Normalmente no, ma andare in bicicletta non è, può essere pericoloso. Vi ricordate quando avete imparato ad andare in bicicletta all'inizio, che uno pedalava, boom, boom, tutto sbucciato, non ce la farò mai, tutte queste cose così? Lì è pericoloso, ma una volta che hai imparato non è più pericoloso. E lì è lo stesso. Arrivi lì e non... anzi, eravamo così addestrati ai malfunzionamenti, perché te ne tirano di tutti i colori, è un miracolo, tutte le volte che arrivi in orbita è quasi un miracolo, che sono partito, c'avevo nel libro delle emergenze, avevo 5 dita tra le varie pagine, perché sapevo che quelle cinque emergenze, se non rispondevi entro 10 secondi eri morto. Quindi dopo essere morto un tot di volte ho imparato che quelle sono 5, perché succedeva risolto il problema. Siamo partiti così, anzi guarda, te lo faccio vedere pure il lancio. Siamo partiti 8 secondi dal lancio, si accendono i motori liquidi, tu sei dentro il veicolo,
comincia il veicolo, comincia a scuotersi, così dopo 8 secondi vengono fatti partire dei bulloni esplosivi, si accendono i motori solidi che sono questi e ti arriva un treno sulla schiena. Tu sei così e improvvisamente e c'è questo treno che ti spinge su. Qui sei già più di 300 km all'ora, dopo pochi secondi, passi il pennone del parafulmine e vai a girarti verso la traiettoria della Stazione Spaziale Internazionale, 30 secondi dopo, lo vediamo qua, adesso lo vediamo, se fossi fuori vedresti questo buffettino, vedi? Quello vuol dire che stai passando il muro del suono, 1200 km all'ora. 1200 km all'ora, e Houston ti dice: perfetto, avete fatto un 25esimo della vostra velocità finale, cioè devi accelerare 25 volte di più per arrivare in orbita, se no non ci arrivi. E tu sei dentro, tutto che balla, queste cose così, e sei lì con le dita dentro dicendo: ah 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 ah, dammi qualche malfunzionamento, dammi qualcosa, dammi qualcosa, dammi qualcosa. E non è successo niente, tutto bene. 8 minuti e mezzo dopo arrivi in orbita, tiri fuori le dita e dici: ok, 10 anni di addestramento, fuori dalla finestra, non è successo niente, spacca qualcosa, dai, su, spacca qualcosina, è possibile che funziona tutto, dai, qualcosina, facci vedere che siamo bravi. Succede paradossalmente così. Tanto che mi hai raccontato, una delle situazioni che ti hanno messo più stress era la manovra con il Canadair per acchiappare la nave cargo. Il Canadair è quel braccio meccanico che vedete fuori dalla stazione spaziale e serve per acchiappare letteralmente le navi e attaccarle alla stazione. Ti hanno addestrato troppo rispetto alla difficoltà reale dell'operazione. E quello genera stress. Ti ricordi queste cose qua? Vabbè, sì, sì, e mi ricordo ancora lo stress. Una delle attività, degli esami più complessi da passare era proprio quello dell'aggancio della navicella di rifornimento con il braccio meccanico. Perché voi pensate, la stazione sta andando a 28.000 km all'ora, il navicello di rifornimento sta andando a 28.000 km all'ora, ma non è ferma, continua a muoversi un pochettino, a rotearsi. Siccome la fase finale, quella di aggancio finale, è veramente complessa da risolvere tecnicamente, hanno cominciato i giapponesi a far così, dicendo: ma noi facciamo una cosa, la parcheggiamo a 10 metri e vengono gli astronauti a prendere col braccio meccanico. Te, beccati questa. E gli americani hanno detto: ah, intelligente, lo facciamo anche noi, quindi adesso tutti così, no? Per cui quando c'hai da fare questa operazione ti viene la fibrillazione, perché se tu sbagli, vai a prendere il coso e lo prendi male, potresti toccarlo e quello comincia a roteare, poi chiami Tsukuba, il centro giapponese, scusate, il vostro navicella di rifornimento sta roteando verso l'Oceano Pacifico, non c'è problema, non mangiate per 2 mesi. Quindi, o altrimenti, che ne so, questo continua a roteare, tu lo vai a prendere, dovresti capire che non lo puoi prendere, quindi ma tra il capire che non lo puoi prendere c'è... Quindi è come quando sei al semaforo, giallo, passo, non passo, passo, non passo, è uguale così, no? E freno, non freno, è uguale. Magari lo prendi e ti strappa via il braccio meccanico dalla stazione, che ha fatto un po' di danni, quindi non è il caso. E quando c'era da fare questa cosa, ti batteva il cuore. No, questo non te l'ho detto, perché era nell'ultima missione, sono andato a prendere il veicolo Cygnus, ed era una cosa complessa perché quello prima di me, non ero io, ha quasi fatto un pasticcio mica male e l'ha preso quando non doveva, insomma un po' di cose, quindi c'è stato un momento di commozione piuttosto forte e subito dopo, qualche mese dopo toccava a me, quindi io ero un po' così, no? Me l'ho fatto 30.000 volte, vabbè, ok, proviamo, e ho messo una telecamera lì vicino che mi prendeva, ma poi si è visto prima, non so se avete visto prima che stavo manovrando, ecco, si vedeva prima, e a un certo punto ho fatto questo filmato, ho preso il coso, è andato tutto bene, e quando ho riguardato il filmato dopo ho visto che io facevo così, in orbita, cioè se guardate la terra si vede che io facevo così, come è possibile? Perché qui lo posso fare perché sono per te, ma lì no, perché facevo così? E ci ho pensato un attimo, lo sai cos'è? No. I battiti del cuore che ti fanno balzare il corpo. E quindi ho ricontato i battiti, e c'avevo il cuore a 120.
battevo 120 come se stessi correndo, certo. Perché stavo cercando di prendere il coso, tanto per dirti che era un momento. Ecco qua, però allora mi fai un assist, un altro assist perfetto. Prima fai vedere le foto, quei volti, quel mosaico di. E non era affatto esagerato. L'ultima chiamata, diciamo così, l'ultimo bando della NASA 2 anni fa, per 12 posti, poi sono andati 13 perché l'ho preso con canadese, ha richiamato 18.000 candidati. Ora, i requisiti erano tipo 2 lauree, campionessa di campionati di olimpionici, eccetera. Non avete mai la percezione di essere straordinari, letteralmente? Ma alla fine, visti da fuori sembriamo tutti uguali, ma da dentro non è assolutamente così. E difatti c'è una normalità all'interno del corpo astronauti che non è normale, tra virgolette, o che comunque ognuno capisci che ognuno di noi ha una gradazione di grigio. E qual è quella giusta? È il nero o il bianco? O l'infinita gradazione di grigio nel mezzo? Non siamo tutti bianchi o neri o tutti così, c'è questa cosa. E quindi niente, poi tra l'altro succede magari che uno è bravissimo a prendere col braccio meccanico, incredibile, non ne sbaglia una, perfetto, preciso, poi magari va a fare l'addestramento alle passeggiate spaziali e si incastra là sotto, o il contrario, un esperimento, spang. Ci sono quelli molto bravi, cioè la stazione, ecco, questa è una cosa interessante, tutti pensano che gli astronauti siano dei grandi scienziati e io continuo a dire che un astronauta è una persona normale, che però deve riuscire a fare tutto a un livello decente. Cosa vuol dire tutto? Vuol dire che se sei sulla stazione e si spacca il gabinetto, dice no, io guardo l'idraulica o l'elettronica, no, io poi il gabinetto, figurati, chiamiamo l'idraulico, o le cose elettriche no, o come? Devo operare su un topo? Cosa devo fare sul topo? No, io devo fare un prelievo sanguigno, ma io sono un ingegnere. O il contrario, se ho un medico devo usare un saldatore per cambiare un pezzo? Cioè, alla fine sei la forza lavoro della stazione e sei il 6 e devi fare qualsiasi cosa che debba e possa essere fatta sulla stazione, incluso per esempio fare le pulizie, far da mangiare, non laviamo i panni perché non ci abbiamo la cosa, ma insomma lo scaricatore di bordo, il braccio meccanico, le passeggiate spaziali, qualsiasi esperimento che ti capita di metallurgia, di genetica, di veterinaria, di crescere le piante, di qualsiasi cosa tu lo devi fare, lo devi saper fare. Questa è la caratteristica, secondo me, del migliore astronauta. E vedi, nell'ambito di queste differenze di grigio, che c'è qualcuno che è un po' più bravo di qui, un po' più bravo di là, non c'è nessuno perfetto, e a tutto questo devi aggiungere il fatto che comunque siamo degli esseri umani in una situazione di isolamento e confinamento, e quindi hai anche tu delle problematiche, che ne so, parli a te, quando a un certo punto eravamo in orbita, poi lo vedremo, ed è arrivato un uragano contro Houston, e lì dicono tutti, ah, tu in orbita, che cosa? È un posto tranquillo. Era la prima volta che mia moglie sapeva dove fossi, perché di solito mi dice, dove sei? Sono in Giappone. Come in Giappone? Non eri in Germania? Sì, quello era ieri, ma adesso sono in Giappone, dopodomani sarò in Russia e via di questo passo. E invece lì ero sulla stazione, punto, tranquillo. E potevo anche chiamare, non c'avevo più neanche le scuse. E tu sei lì, paradossalmente in pericolo per tutto il mondo, poi guardi di sotto e c'è un mostro di uragano che sta arrivando contro Houston e i tuoi, la tua famiglia, moglie e 2 figli sono lì da soli in questa casa e devono evacuare con tutto il mondo che sta evacuando, e quindi problemi a non finire. O le cose più semplici, si spacca la lavatrice, si spacca qualcosa e tu dove sei? Nello spazio a fare il furbo e parlare col Presidente della Repubblica. Ho capito, mi si spacca la lavatrice, dove sei? Per esempio, ecco, questa ti faccio una domanda difficile, anzi un po' spinosa, però la introduco così. Senti questa, se ho visto un film con Brad Pitt l'altro ieri e mi sei venuto in mente tu, e già, insomma, che cos'era? Ad Astra, tutta la prima parte del film, anzi era tutto il film, è una riflessione sul fatto che lui partendo lascia a casa da qualche parte qualcuno, non solo partendo sull'ISS, ma la vostra vita è veramente un addestramento continuo ed è
permettimi, a disposizione, mi viene da dire, della scienza, a disposizione dell'avanguardia. Si percepisce mai questa sensazione del fatto che qualcun altro in realtà sceglie con te di starti accanto, se non altro, mentre tu fai tutto? Beh, si dicono, ogni tanto chiedono alle famiglie, ci sta le famiglie 6 mesi dove tu non ci sei, e io dico sempre sì, 6 mesi dove non ci sei sanno dove sei, 3 anni prima non ci sei lo stesso e non sanno dove sei. Per cui è un... ci deve essere per forza, io la chiamo una complicità, per cui se non c'è un intendimento, se non c'è una complicità nel raggiungere un obiettivo, se non c'è un... ci deve essere per forza un qualcosa, non si va da nessuna parte. Quindi, ma questo vale dappertutto, no? Nella vita nostra diventa sempre più complesso gestire una famiglia, gestire i ruoli di famiglia, della famiglia, i ruoli tradizionali non funzionano più, come si gestisce questa cosa? E anche nello spazio non è semplicissima, niente, devi per forza trovare un modo di convivere e di accettare questa cosa. Ti faccio una domanda che fanno, quando mi dispaccio, fanno spesso anche a me, c'è sempre questa polemica. Andare nello spazio, fare imprese là, costa un sacco di soldi. Perché spendiamo un sacco di soldi per andare nello spazio quando abbiamo problemi serissimi qui sulla Terra? Allora ti riporto a te questa domanda. Perché oggi, nel 2020, e sempre più se ne parla, l'uomo deve continuare ad andare nello spazio? Beh, l'uomo e la donna. L'essere umano deve continuare ad andare nello spazio... Non è una risposta semplice. Innanzitutto questa idea che se non dovessimo più andare nello spazio risolveremmo i problemi del mondo non è una cosa veramente corretta. Se voi pensate a quante cose facciamo come esseri umani che sono superflue, eppure le facciamo anche così, no? Perché abbiamo dei vestiti tutti completamente diversi? Abbiamo delle auto completamente diverse. Facessimo 4 auto solo, un piccola media, tutte colorate allo stesso modo, non ci sarebbe il problema dei pezzi di ricambio, di tutte queste cose. Perché andiamo al cinema? Quanto costa fare un film? Tanto. Tanto. E perché andiamo al cinema? Cioè non è uno spreco di soldi? Perché mangiamo tutte le volte una cosa diversa? Cioè il ristorante, andiamo al ristorante e compriamo. Perché? Ma perché siamo esseri umani, perché come esseri umani abbiamo bisogno di vivere, di avere una propria identità, di creare una propria identità, quindi con un colore diverso, con una stoffa diversa, con una cosa diversa. E questo fa parte della nostra identità come esseri umani. Andare nello spazio io lo classifico come ricerca di base. La ricerca di base è quella che ci porta a fare delle cose che non hanno senso. È importante fare le cose che non hanno senso? Sì. Come signora? Sì, è importante, dice così a suo figlio, fai le cose che non hanno senso. Nel senso che buona parte delle cose che ci stanno attorno oggi le usiamo e le usiamo a nostro vantaggio perché qualcuno non ha fatto un'analisi logica se era sensato scoprire quella cosa e l'ha fatta lo stesso. E se io avessi fatto l'analisi logica a 26 anni, vale la pena di lasciare l'esercito dopo che sono diventato ufficiale degli incursori e ricominciare da zero? La risposta è no, ma devi essere scemo, ti è scoppiata qualche bomba troppo vicino. Perché invece, allora, non che io sia un'eccezione, ma tante persone, perché oggi usiamo l'elettricità? Voi pensate, l'elettricità è pericolosissima, il fuoco, perché usiamo queste cose? Perché qualcuno ha trovato il modo di sperimentare, fare delle cose diverse, senza avere la garanzia di un ritorno, questa è una cosa importante. Questa è la ricerca di base, andare nello spazio per me vuol dire quello, vuol dire fare cose che oggi sembra non abbiano senso, ma... Ah, c'è questa cosa qua. Quanti siamo qua in questa sala? Vabbè, quello che c'è nessuno qui che ha mai trovato, anche voi, che ha mai trovato una pepita d'oro? Alzi la mano chi ha trovato una pepita d'oro. Nessuno. Quindi possiamo dire che le pepite d'oro non esistono. No. Come no? Nessuno le ha trovate? Ci sono le foto? Qualcuno le ha trovate? C'è Di Max che ci fa vedere le cose che le vanno a cercare, le trovano. Ecco. Perché non avete mai trovato una pepita d'oro?
Perché probabilmente non l'avete mai cercata. Perché no? Perché non l'avete mai cercata. Quindi stasera quando uscite, tutti che guardano a casa a cercare le pepite d'oro, vediamo se ne troviamo una. Ecco, quella è la ricerca fatta male. Perché per fare ricerca e fare ricerca bene, bisogna che le persone che la sanno fare la facciano nel posto giusto, nel modo giusto, con gli attrezzi giusti. Allora sì che si trovano le cose. Difatti, se uno va a vedere a livello strategico nazionale, le nazioni che investono nella ricerca, cioè che danno la possibilità alle giovani che la vogliono fare e anche ai vecchi che lo vogliono fare e lo sanno fare, di cimentarsi a fare le cose impossibili, quelle nazioni sono quelle che hanno un'altissima percentuale di brevetti, tecnologicamente avanzati, la gente vive meglio e continuano ad andare avanti. Perché se continuiamo a cucinare gli spaghetti pensando che nessuno li farà meglio di noi, magari qualcuno li fa anche meglio. Ma se investiamo nella ricerca, se troviamo cose nuove, farmaci, cose di questo tipo, forse continueremo ad andare avanti. Quindi, morale della favola, questa è la domanda, mi sono perso un'altra volta. Perché andiamo nello spazio. Andiamo nello spazio perché fa parte della ricerca di base. Tenete presente che il budget speso nello spazio è sostanzioso, ma è sostanzioso per noi, per me e per voi, non è sostanzioso a livello nazionale. Come Italia, una nazione altamente industrializzata, non spendiamo moltissimo nella ricerca, anzi, spendiamo poco. Dovremmo spendere molto di più, dovremmo dare l'opportunità ai nostri ricercatori, ai nostri scienziati, ai nostri giovani che vogliono fare questo lavoro, di dargli l'opportunità di fare, invece di mandarli fuori e vanno a fare ricerca all'estero e poi restano. Questo è un problema, perché perdiamo le capacità, perdiamo le opportunità, e questo lo dovremmo fare meglio. Quindi fare ricerca, andare a cercare le pepite, se volete trovare le pepite andate in Alaska, però a dire la verità sulle Alpi ci sono dei posti dove si trovano ancora le pepite, è difficile in Italia, ma le cose, le frammenti d'oro sì. Senti, prima di, so che hai un video da farci vedere, ci tengo, però prima ti chiedo l'ultima cosa. Siamo in un oratorio, io so che tu hai una particolare affezione per uno, so addirittura te l'ho regalato a Verano, la macchina, il proiettore, perché proiettavi i film all'oratorio. Quanto ha contato quello che sei diventato dopo il fatto di essere, di aver frequentato un oratorio, un posto così? Ma difficile da ingegnere fare questa analisi. Però insomma alla fine mi rendo conto, quando sono all'estero specialmente, che nel mio modo di comportarmi, il modo che mi viene da comportarmi è basato su alcuni di quelli che sono i principi che mi hanno insegnato quando ero ragazzo. Si deve comportare in questo modo, deve avere l'attenzione agli altri in questo modo, e alla fine, se analizzo questi principi di base e li paragono a quali sono i principi di base di altre persone cresciute in altri ambienti, non siamo messi poi male, a dire la verità. Sono dei principi che penso e credo che siano solidi, siano importanti e diano una base forte per poter crescere in una società come la nostra e avere, non dico successo, ma insomma avere delle basi solide. Quindi il fatto di essere andato all'oratorio, di aver impiegato moltissimo del mio tempo nella sala di proiezione a fare il cinema, all'oratorio, per esempio, prima a giocare con le squadre all'oratorio feriale e poi parte dell'organizzazione nel gestire i bambini, nel gestire i più giovani, mi ha insegnato a fare tutta una serie di cose che poi ho utilizzato dopo e continuo a utilizzare ancora adesso. Quindi secondo me è una formazione solida e una formazione ottima per poter andare avanti. Ti lascio far vedere quello che ci hai portato. Va bene, sì, siamo in chiusura. Gli vogliamo far fare qualche domanda? No, niente, non... facciamo due domande? Sì. Va bene. Una da dietro, una da davanti. Va bene. Ci sono i volontari? Sì. Prego, ti passo. Venga alla lavagna. Venga qua. Se no non si sente. Io non so.
Oh, lo sentivo che scalpitava, Sì, già prima. Meno male. Prego, prego. Grazie. Nome? Simone. Spegni il microfono. Simone. Simone. Allora. Fermo, cosa fai, Simone? Aspetta, gira. Bella domanda. Come bella domanda? Cerco lavoro. Cerchi lavoro, ma che cosa, che base hai? Che cosa... Sono cuoco. Cuoco. Cerchi lavoro. Ma in questa, i cuochi in questo periodo sono di gran moda, dovrebbero... Teoricamente. Come teoricamente? Molto teoricamente. Va bene. No, la mia domanda era... Qual è il tuo sogno? Andare in Giappone per un ristorante. E perché non vai in Giappone per un ristorante? Ma aspetta, vai in Giappone per un ristorante italiano? Cioè abbiamo pieno di giapponesi che aprono ristoranti qua, e tu vai in Giappone. Io giuro, per un ristorante. Ma va bene, no, è una buona idea, Giappone è un ristorante italiano, è ottimo, sì, no, è perché cercano le cose strane, e noi cuciniamo le cose strane, va bene, vai. No, la mia domanda era il contrario, quando torni, com'è la forza di gravità, cioè, tu dicevi che quando vai su, la forza di gravità ti rendi conto che non c'è, e quando torni giù che invece c'è, com'è? Il passaggio tra male. Non averla e averla male, tra virgolette, male perché ti abitui a questo senso di leggerezza, a questo senso che niente è appeso, per cui prendi le cose, non riesci più quando sei in orbita. Vedi, se io adesso dovessi sollevare quella bottiglia, la prendo per di qua così, non la prendo così perché lo so che mi cade, ma in orbita non esiste questa cosa, per cui impari a prendere in mano le cose senza tener conto del centro di gravità, tanto la gravità non c'è. Per esempio, se io sulla Terra ho in mano questa bottiglia così, posso tenerla così, ma se giro la mano arrivo a un certo punto dove la bottiglia mi cade. Ecco, in orbita non posso fare né così, né c'è bisogno che faccia così, quindi terrò la bottiglia in mano in un altro modo. Quindi ti devi riabituare da capo, oltre al fatto della circolazione, tutta una serie di problemi, eccetera, eccetera, e al fatto che il sistema vestibolare, sai cos'è il sistema vestibolare? Sono degli organi che sono qui vicino alle orecchie, che ci danno la sensazione del movimento. Diciamo, labirintite è un problema serio, e quando sei in orbita i primi giorni stai male perché questo sistema ti dice: questo è un posto da pazzi, non c'è più l'alto, non c'è più il basso, non si gira più niente, vomiti un pochettino. Dopo un po' ti abitui, impari a cancellare gli stimoli che ti vengono dati da questo sistema, torni a terra e questo qui boom, comincia a massacrarti di brutto. E ricordo ancora la prima cosa che ho detto atterrato, a parte che c'è, come si chiama l'atterraggio con la navicella russa? Atterraggio morbido vuol dire che tu sei su un'utilitaria, una 500 di quelle vecchie, ti arriva addosso un tir, un frontale con un tir e ti batti contro, ecco quello è l'atterraggio morbido. Se dici ai russi morbido, loro ti guardano e dicono: sei vivo? Era morbido. ci hanno ragione alla fine, perché se non fossero morti saresti morto, invece sei vivo e quindi era morbido per definizione. Va bene. Quando dopo l'atterraggio morbido, che ero rivedeva, che il sistema vestibolare cominciava a riprendere coso e qualsiasi movimento, cioè ero dentro, penso che ero incastrato dentro il sedile, dovevo muovermi da questo sedile a quello per poi uscire, ero incastrato dentro e qualsiasi movimento che facevo così, mi sembrava che mi prendevano e mi ribaltavano 12 volte, cioè una sensazione di oh madonna, ma cosa succede? E la mia prima riflessione è stata in inglese: gravity sucks, che tradotto in italiano, la gravità fa schifo, è una cosa che fa schifo, perché io qua nello spazio ero abituato che facevo andavo su, giravo, cioè, e qui solo alzare il braccio, cioè le braccia, guardavo l'orologio, diceva, ma pesava 20 kg questo orologio, non riesco manco a alzare il coso, cioè non, e questo è stata la sensazione. Infatti ti tirano fuori dalla navicella, se vedete le cose, cioè la faccia così, vomiti un po', e piano piano ritorni terrestre. I primi giorni, dopo un giorno più o meno, cominci a camminare e ti dicono di stare attentissimo, perché se sei in piedi e qualcuno ti chiama di là e tu fai così, molto probabilmente voli di sotto, perché non riesci a gestire questo spostamento, quindi devi rimettere tutto a posto.
Grazie. Ah, ma ci abbiamo anche la galleria! Sì. E allora sono tre le domande. Tre domande. Dai, forza, andiamo che... Ci abbiamo una domanda qua sotto? Voi cercatori di pepite? Una domanda lì. Ah, eccola là. Dica. Ah, qui. Decide il comandante. No, decide. Prego, prego. Chi è? Là. Lì. Fate a botte. Nome? Daniel. Cosa fa Daniel? Occupa di logistica. Occupa di logistica, quindi è uno molto razionale. Sì. Ottimo. Dica. Forse ti hanno risposto. Se non erro, lei non ha mai partecipato a una passeggiata spaziale, da solo coadiuvare dall'interno. Beh, è partecipare a una passeggiata spaziale. Coadiuvare una passeggiata spaziale dall'interno è partecipare. Non sono mai andato fuori dalla navicella durante una passeggiata spaziale, sì. Certo. Pensa che quel momento sia quanto di più vicino possibile al tuo caro infinito. Se penso che passeggiata spaziale è un momento dove uno sia più vicino a toccare l'infinito. Pensate a queste cose durante la logistica. Cioè siete lì che sposta, cosa fa? Sposta, tocca l'infinito. Dì la verità, gliel'hai suggerito questa domanda, ecco perché. A dire la verità, con quello che dicevo prima, la perdita dell'essenza del corpo, lì forse ti avvicini di più a cose. È vero che in passeggiata spaziale, quello che dicono i miei colleghi è che tra il vuoto dell'infinito e il tuo occhio, la tua faccia, ci sono 3 centimetri. E ti separa una lastra di plexiglass o di materiale plastico speciale e tu quando sei fuori, cioè sei veramente a contatto con il vuoto e ci sono dei momenti, perché se tu lavori così c'hai la stazione o lo shuttle davanti, ma se ti trovi per esempio a lavorare così e guardi di sotto c'hai un buco di 400 km e stai cadendo e quindi cosa ti sembra? Di cadere, quindi dicono che guardano subito per capire, assicurarsi che sia ancora lì la stazione. E difatti quando mi dicevano i colleghi che ci sono dei momenti dove per andare in certi posti ti devono portare col braccio meccanico, per esempio ho manovrato il braccio meccanico con un astronauta sopra, e ci sono dei momenti in cui col braccio meccanico tu sei rivolto verso la stazione e in altri momenti dove non sei rivolto alla stazione, magari sei così. E mi dicono che è una sensazione incredibile perché di fatto da un lato stai cadendo e quindi c'hai 400 km di vuoto, secondo stai galleggiando dentro la tuta e per cui non senti più neanche, cioè io so qua che sono per terra, ma voi immaginate di galleggiare e non sai, per cui mi dicevo uno di questi, mi sono venuti dei crampi incredibili ai piedi perché schiacciavo giù per sentire che ci fosse il coso e quindi ho avuto dei crampi, ma in quei momenti sembra che sì, sei più l'essere umano in balia dell'universo, questo dicono loro, però insomma aspettate che torna Luca che ha fatto un tot di passeggiate spaziali, chiedetelo lui settimana prossima, torna al 6. Quindi l'ultima domanda dalla galleria. Ce l'avete la galleria lì? Ah, prego, prego. No, no, dai, nessuno, se c'è, se non c'è nessuno. Non c'è nessuno in galleria, prego, prego. Dica. Mi chiamo Luca. Luca, cosa fa? Tanto per non farmi gli affari miei. Faccio un bellissimo lavoro, aiuto le persone a raggiungere degli obiettivi. Coach, che cos'è? Più o meno. Più o meno, ok. Allora Luca dice, scusate, vi ripeto così, Luca dice sulla stazione facciamo degli esperimenti che servono per migliorare la vita sulla Terra. Un esempio solo vuole? Ma allora non ho il mio cellulare che l'ho lasciato in giro, ma per esempio lo sforzo che è stato fatto negli anni 60 per miniaturizzare, per costruire
i circuiti integrati, costruire i computer e poi arrivare a miniaturizzare queste cose è stato uno sforzo estremamente forte. E la tecnologia, la necessità di costruire una tecnologia a un certo livello per poter affrontare quelle che sono le condizioni nello spazio, poi porta a fare in modo di costruire delle cose che entrano nella vita di tutti i giorni. Sembra strano, ma l'altro giorno leggevo una cosa che quando sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno costruito i giroscopi, ci sono dei giroscopi enormi che mantengono l'assetto della stazione, i primi due si sono incastrati, cioè giravano, si fermavano. E quando non riuscivano a capire del perché, hanno scoperto che il lubrificante dei cuscinetti a sfera funzionava perfettamente a terra, ma quando andavano nello spazio, in assenza di gravità nel vuoto, si inchiodavano. E quindi hanno sviluppato dei lubrificanti diversi. E oggi, nella maggior parte delle lavatrici, il lubrificante nel cestello, il lubrificante delle cose sono di derivazione spaziale, perché sono così. Ma ci sono tante cose a livello medico, a livello... Te ne faccio io una, Paolo, mi piacerebbe spiegarsi, questo è curioso, perché so che sei stato tra i protagonisti di un esperimento che è ancora in corso. Quando gli astronauti vanno nello spazio, sembra tutto rose e fiori, ma improvvisamente il cervello dà ordine di smantellare lo scheletro, perché non serve più. Cioè hanno un processo osteoporotico molto più accelerato di chi soffre di osteoporosi. Tu sei stato protagonista di un esperimento per verificare questo processo e in qualche modo, non so se tramite l'alimentazione, comunque hai rotto lo space shuttle, tra l'altro. Diceva... No, allora, è un discorso... Sì, no, è vero. Ma mi è venuto in mente, sto perché sto pensando a una cosa, scusati. Allora, è un discorso importante che mi fanno in tanti. Che cosa ha portato giù 313 giorni nello spazio? Che cosa ho io a casa che mi dà un ritorno di questo investimento? E questo è un modo incorretto di guardare le cose. Perché la ricerca, quella ricerca che dicevo prima... non è come andare al supermercato. Noi facciamo un errore se pensiamo che fare ricerca vuol dire come facciamo andare al supermercato, cioè prendo 10 euro, entro al supermercato, compro 3 uova, una bottiglia d'acqua, un litro di latte, torno a casa e dico guarda, con 10 euro ho comprato questo. Non è così la ricerca. La ricerca non è così. La ricerca è andare a cercare le pepite che dicevo prima, le troverò? Se cerchi con attenzione, se tiri su un milione di metri cubi di coso, stai sicuro che trovi 50 kg d'oro. Ma non puoi andare lì 5 minuti, oh guarda, un pepitone da 20 kg. Non funziona così. La ricerca è questo, e sulla stazione noi facciamo ricerca. I risultati, mi spiace non avere una slide, c'è una slide della NASA che dice per fare un esperimento sulla stazione ci vogliono minimo dai 2 ai 5 anni. Per analizzare quell'esperimento ci vogliono dagli 1 ai 3 anni, per avere un risultato ci vogliono fino a altri 20 anni. E come faccio io a sapere oggi che quello che faccio avrà un risultato tra 20 anni? Non lo so, è solo una ricerca statistica, ma la devo fare, se no non avrò niente a quel momento. E la NASA tutti gli anni pubblica un libro che si chiama Spin-Off. Spin-off vuol dire risultati di quello che facciamo nello spazio. Un librettino 150 pagine e ci sono i risultati degli esperimenti che hanno portato qualcosa. I risultati degli esperimenti. Alcuni sono impossibili da leggere per noi, anch'io non ci capisco niente perché sono, che ne so, la proteina K7F2 nella sintesi del bla bla bla. Boh. Ma se non metti questi tasselli non riesci a fare. Quindi se andate online e fate NASA spin-off, ci sono tutte queste pubblicazioni con tutte le cose che dallo spazio sono tornate sulla Terra e stanno migliorando la vita sulla Terra. Senti, scombussoliamo la scaletta. Mentre cerchi il video. Oh, c'è già. Quindi andiamo col video. Prima io volevo ringraziare
Ringraziamo adesso, il video lo chiudiamo. Allora ringraziamo le istituzioni che sono qui presenti, c'è il sindaco Linda Colombo da qualche parte, ecco lo sindaco, se vuole salire a salutare, prego, e voglio ringraziare una persona senza veramente la quale non saremmo qui stasera, che è Don Marco. Dov'è Don Marco? Sì. Eccolo. Io voglio unirmi al ringraziamento a Don Marco, visto che grazie a Don Marco abbiamo questo fantastico ospite. Porto ovviamente i saluti da parte di tutta l'amministrazione. Io sono molto contenta di questo evento che ha avuto un sacco di successo. Abbiamo anche dovuto limitare il pubblico. Ringrazio comunque. Avete fatto le selezioni, avete mandato. Congratulazioni! Non avete trovato il biglietto. Non ha fatto questi biglietti. Ringrazio comunque la Protezione Civile e la Polizia Locale che sono qui, che stanno gestendo ovviamente il pubblico che c'è, che è venuto a trovarci. A Bareggio ci avete pure a gestire qua, che sono un po' discoli. Sì. Io voglio solo ringraziarti per questo intervento, perché è molto bello, è stato molto profondo, è una cosa che noi vediamo molto lontana, ma mi è piaciuto molto il pensiero che hai fatto all'inizio, come un tuo sogno da bambino sei riuscito a realizzarlo lottando e continuando a provarci fino a che non hai ottenuto il tuo sogno. Quindi questa secondo me è un'esperienza di vita fantastica, non rinunciare mai e seguire proprio i propri sogni. Grazie, grazie. Finisco a ringraziamento anzitutto perché credo ci siamo sentiti onorati questa sera, che tra le mille cose che ha da fare abbia scelto di essere qui tra di noi, per cui davvero facciamo un applauso. Diventa il nostro grazie davvero sincero, e credo che anche la presenza ci ha onorato, ma davvero sono le cose che ci ha detto e da portare nel cuore, questa attenzione che lui ha sempre, no, del dire ecco mettetecela tutta, perché davvero ai traguardi ci si può arrivare. Credo che soprattutto per i ragazzi questo sia un impegno importante. Recentemente gli ho sentito dire a dei ragazzi, diceva: sognate in grande, al mattino svegliatevi e mettetevi dietro a lavorare, giusto? Dicevi così. Ecco, credo che questo sia davvero un'intuizione. Allora questa sera volevo lasciare a lui, siccome domani, 31 gennaio, anche la festa di San Giovanni Bosco, che è patrono degli oratori, dei ragazzi, dell'educazione. Due anni fa abbiamo celebrato gli 80 anni del nostro oratorio e abbiamo scelto proprio una frase di San Giovanni Bosco, che credo che per te sia proprio calzante, che diceva: camminate con i piedi per terra e con il cuore abitate il cielo. Tu ci sei andato anche coi piedi in cielo, per cui credo che questa frase, allora gli regaliamo questa maglietta che era quella degli 80 anni con Massimo Paolo, chiedendogli davvero di ricordarsi anche di noi. Ecco, poi vorrei dire un grazie a due persone che non sono presenti questa sera, ma sono stati davvero importanti per l'organizzazione di questo evento, che sono il parroco di Verano Brianza, Don Giovanni, che è stato molto intermediario in questo, e poi il sindaco anche di Verano, che ci ha concesso questo Space Shuttle, che è in scala 1:20, era stato costruito da dei ragazzi dell'oratorio di Verano nel 2007 per la prima missione di Paolo, quando lui era tornato, e poi era stato fatto firmare appunto a tutti i partecipanti alla missione. Adesso è custodito gelosamente nella biblioteca di Verano Brianza. Allora, riparato personalmente dal dottor Nespoli, che quasi staccava un rettore. Era un'operazione d'emergenza che ho fatto qui per grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Paolo, abbiamo quasi finito. Io ti lascio. Grazie, grazie. Una considerazione, l'abbiamo detto un paio di volte prima. Noi... ho detto che ci sono due cose che sono molto belle, che si trovano nello spazio. La prima è questa sensazione di assenza di gravità, quest'anima che viaggia. La seconda è la capacità di guardare la Terra tirandosi un attimo indietro. Che noi abbiamo una visione, alla fine abbiamo una visione un po' miope del nostro pianeta. Noi siamo per terra, col naso spiaccicato per terra, e ci guardiamo attorno e vediamo quello che ci sta attorno. Il problema però è che non ci rendiamo conto che
vediamo le cose piccole. Voi immaginate di andare in un museo e di dover guardare un quadro, ma di poter guardare un quadro solo appoggiando il naso alla tela, no? Io guardo, appoggio il naso alla tela e dico: oh, guarda, un pelino, no? Un dentino, guarda, forse questo è un occhio, non lo so. Forse... E se voglio guardare e vedere la bellezza di Emilio, se voglio guardare quello che Emilio ci dice così, devo tirarmi indietro. Magari vedo la Gioconda di Leonardo. Voi immaginate a guardare la Gioconda di Leonardo stando col naso appiccicato là, non lo vedete mai. E quindi noi abbiamo la fortuna di avere Emilio qua e lo conosciamo, ma insomma, un po' il senso è quello, che guardiamo il nostro orticello, tutto bello, pulito, tutto coso, e il resto chi se ne frega sono degli altri. Arrivi in orbita e vedi un pianeta sotto di te. Ed è fuori luogo che vedi, non so, a me sembrava di vedere una nave in viaggio nell'universo, una nave, non 180 navi in viaggio nell'universo, ognuna per conto suo, una. E indovinate un po' chi sono i marinai di questa nave? Siamo noi, ma non solo quelli di Bareggio, non solo i lombardi, non solo gli italiani. Noi guardiamo, guarda l'immigrazione, tutte queste cose qua, gli africani, cioè a quanto è distante la Svizzera da qua? Vi siete mai, avete mai pensato, proviamo a guardare cosa fanno gli svizzeri, che dopo tutto sono 30 km da qua, o 50, o i francesi, o gli austriaci dall'altra parte. Cioè abbiamo una visione molto particolare. Ero in Australia una settimana fa, l'Australia va a fuoco, noi qui, l'Australia va a fuoco, raccogliamo un po' di soldi, ma di fatto non ce ne frega niente, sono così lontani. Ma chi se ne frega che vada a fuoco, non mi interessa. Non è così. Se sei nello spazio e vedi l'Australia andare a fuoco, vedi che ha un impatto globale. Non c'è neve in Russia, per la prima volta, la seconda volta nella storia del registro non c'è neve. Boh, è colpa nostra, cioè abbiamo un effetto, non lo sappiamo. Abbiamo una visione molto miope del nostro pianeta. Andare nello spazio ci fa vedere le cose diverse. Ed è interessante come sulla stazione spaziale c'è un modulo che si chiama Cupola. Tra l'altro è un modulo costruito in Italia. Buona parte dei moduli pressurizzati della stazione sono stati costruiti in Italia dall'industria italiana. Ecco, questa è un'altra cosa. Abbiamo investito 600 miliardi delle vecchie lire, dei vostri soldi e dei nostri soldi, per costruire questi moduli che sono stati dati al partnership della Stazione Spaziale Internazionale. Cosa ci ha dato indietro per 600 miliardi delle vecchie lire? Dovremmo pensare che noi pensiamo sempre che abbiamo preso 600 miliardi e li abbiamo buttati nello spazio, quando di fatto 600 miliardi sono andati a pagare il lavoro degli impiegati, degli operai, dei tecnici che hanno disegnato questi moduli, portando il livello tecnologico italiano e innalzandolo a livello mondiale, che è una cosa estremamente importante, è una decisione strategica importante, dovremmo farne molte di più di queste partnership. Comunque, Stazione Spaziale Internazionale, Cupola. La cupola è un posto, ce la facciamo a spegnere un po' di luci qua, dove è? Houston, spegniamo qua le luci. La cupola, ma spegniamo tutto. Ah, oh, finalmente c'ho quella luce che mi acceca. Dentro la cupola c'è la posizione di controllo, la postazione di controllo è braccio meccanico. Braccio meccanico l'abbiamo descritto prima, e quello che serve è la gru spaziale, quindi se vuoi fare l'astronauta devi imparare a fare anche il gruista e farlo decentemente, tra l'altro, per andare a prendere i veicoli di rifornimento o altre cose. Ma quando la cupola non è utilizzata, che la maggior parte del tempo, è lì e c'hai questo finestrone incredibile che passa sopra la Terra. Ora, vi ho detto che stiamo andando a 28.000 km all'ora, che fa il giro del mondo in un'ora e mezza. Per cui, se sono le 10 di sera, o se sono, che ore sono adesso? 5 alle 11, sono le 11 di sera, e c'hai un'oretta di tempo, e sei a Bareggio in una giornata d'inverno e vai fuori a fare delle foto, per un'ora e mezza farai foto d'inverno a Bareggio con quello che ti trovi. Ma se c'hai un'ora e mezza e vai alla stazione spaziale e apri le finestre, guardi di sotto e dici: è tutto buio, aspettiamo un quarto d'ora e diventa giorno.
È tutto bianco, è inverno, siamo sopra la Siberia. Aspettiamo 10 minuti e diventa primavera, siamo sopra l'India. Oh, guarda, adesso siamo sopra l'Australia, è estate. Oh, guarda, sta diventando notte un'altra volta. E sostanzialmente vai avanti così, in un'ora e mezza fai il giro completo del mondo, vedi un alba e un tramonto, vedi 4 stagioni e 5 continenti, il sesto no perché è troppo basso. E quindi è uno spettacolo incredibile dove se tu ti metti lì e fai le foto, è bene che ti svegli e fai le foto velocemente perché le cose ti passano a 8 km al secondo. Se non la fai la foto, ciao, arrivederci e poi se ne parla dopo. E quindi nella mia prima missione di lunga durata mi sono divertito a fare foto da là sopra, ho fatto qualcosa come 26-27.000 foto. Ero orgogliosissimo di queste 27.000 foto, ho twittato, ho fatto tutte queste cose qua. E quando sono tornato, è un astronauta americano, un tipo di quelli molto grigi, è un tipo veramente balzano, interessantissimo. Tra l'altro mi ha detto: Nespoli, guarda che se volo io ti faccio vedere io come si fanno le foto. Ok, abbiamo accettato questa sfida, infatti un paio d'anni dopo è stato assegnato una missione e ha fatto 150.000 foto, perché si è inventato, ha avuto un'idea brillante, ha detto: chissà quante cose che passano via di giorno e non c'è nessuno lì, noi siamo a lavorare, chissà quante cose passano via, e allora cosa facciamo? Ha preso una macchina fotografica, anzi ne ha prese 3 o 4, ne ha messe ognuna alla finestra con una specie di cavalletto e poi ha azionato quello che si chiama un intervallometro, cioè un sistema automatico nella macchina fotografica, la macchina fotografica lì cling, 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 difatti dopo 15 giorni da Houston gli ho detto: oh Ugo, frena, perché non ci abbiamo più posto per fare le foto. E comunque ne ha fatto 150.000, è sceso, mi ha detto. Solo che non si è reso conto che mi avrebbero assegnato un'altra missione. Quindi nell'ultima missione sono andato su e ho detto: watch me. E difatti ho fatto 500.000 foto, che correntemente è il record della stazione. E mentre ero in orbita, mentre ho fatto queste 500.000 foto, sono veramente, abbiamo fatto dei passaggi molto belli, perché queste foto qua, il bello di queste foto è che essendo, facendo, tra l'altro le macchine sono cambiate adesso, non fanno cling, cling, fanno cling, 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 per cui nel giro di un quarto d'ora fai 4.000 foto, però poi prendi queste foto, le metti assieme, diventano una specie di film, di passaggio sopra la Terra, molto bella, di giorno, di notte, queste cose così. E poi c'era dalla parte russa, il russo, che usava una finestra speciale, i russi hanno una finestra speciale dove puoi usare dei teleobiettivi molto lunghi, lì più di così non puoi perché poi si distorce, il vetro è bello spesso, mentre loro hanno questo vetro speciale, teleobiettivi da delle sberle così, e allora lì andava giù e prendeva i dettagli, i dettagli. Lui faceva queste foto di dettagli, io facevo quest'altra foto di coso, e l'americano non gli veniva niente, ma diceva: io otterrò l'autorizzazione a usare una canzone, quindi facciamo un video e lo facciamo per i nostri con spaziali terrestri, abitanti dello spazio terrestre, lo mandiamo giù per fargli vedere quanto bello questo pianeta, come è diverso, come si vede da lassù. Si vede questa nave in viaggio nell'universo, una nave anche, a dire la verità, sembra delicata, poi ti rendi conto che non è la nave delicata, a dir la verità, è la nostra presenza su questa nave delicata, perché alla Terra gli puoi fare quello che vuoi, brucia tutto, distruggi tutto, fa tutto quello che vuoi, noi spariremo, la Terra resta qua, non è che va da nessuna parte. Poi magari tra qualche milione di anni, che per la Terra è come qualche secondo nostro, rifà tutto da capo e si ricomincia. Ci saremo noi? Boh, lo vedremo. Ma insomma, guardiamoci questo video. Ho scritto qua sopra Silenzio NASA, perché la canzone che ha utilizzato è una canzone inglese che si chiama The Sounds of Silence, una canzone di Simon Garfunkel di un po' di tempo fa, nella versione nuova dei Disturbed, e la NASA ha pubblicato questo video su YouTube, per cui se andate su YouTube lo trovate a 4K altissima definizione, quindi se volete rivederlo andate lì, adesso godiamocelo assieme, fate solo una ricerca per Silence o Silenzio NASA, vi trovo questo video. Allora, vediamolo assieme, e con questo video volevo salutarvi e
e niente, ci rivedremo nello spazio, nello spazio. Ce la facciamo a spegnere tutto? Ottimo. Questa è l'alba vista dallo spazio. 7 secondi tra la notte buia e il giorno più di mezzogiorno. Perché questo è quanto dura l'alba sulla stazione. Poi, quando si accende il mondo sotto, le prime cose che vedi sono nuvole e oceani. È interessante come vedi solo nuvole e oceani. Poi, dopo un po', ogni tanto, qualcosina lo vedi, ma non riesci a capire cos'è, che dove sei. Perché sei lontano, non hai più la visione del dettaglio. Poi capitano le cose strane. Questa è un'eclissi di sole, è l'ombra della luna sulla Terra, fotografata dallo spazio. Questa è l'Italia. Guardate l'Italia e l'Africa come vicina. Non sembra lontana, ma vicina, più vicina ancora l'ex Jugoslavia. Questa è Londra. Questa è Roma, con il Colosseo qua sotto. Questa di notte, dove si accende tutto, è l'Arabia Saudita, la Mecca in Arabia Saudita. Una collezione di ghiacciai in Patagonia. E poi ogni tanto vedi questo spettacolo incredibile, un'aurora australis. Un'alba lunare con tutta una serie di pianeti, Marte. Di notte si accendono le città, per cui vedi che siamo dappertutto. Questo è Nord America, guardate questo temporale. Questo è Washington. Questa è Mosca, 18 milioni di persone in questo anello. Questa è la Grecia, scura, con l'Africa bruciata dal sole. Questo è delle isole in Egitto, un lago in Australia, una vista del deserto del Sahara, sempre il deserto del Sahara, l'impatto di un meteorite, un vulcano della Kamchatka, un uragano arrivato contro Houston, un tifone arrivato contro il Giappone, questo è l'occhio del tifone, i Caraibi visti dallo spazio. Volevo prendere l'Italia in questo passaggio. Questa è la Spagna, l'Africa, il Mar Mediterraneo. Arriva l'Italia. Un nuvolone incredibile. Quindi ho preso le Puglie. Qui invece nei deserti non ci sono nuvole. Il Nilo, Sina, Israele, Arabia Saudita, Mar Rosso. Un'aurora borealis, questa volta al nord dell'emisfero, con tutte queste particelle cariche. In Madagascar, rosso per le deforestazioni, una strada in un deserto dell'Iran, una vista della Namibia, New York, Parigi, e poi un'altra visione d'insieme dove si vede qualcosa ma non sappiamo dove siamo. Noi siamo comunque qua sotto, con i nostri micro confini che ci interessano tanto, e non ci rendiamo conto che questo confine, questo muro è l'atmosfera, ed è un confine che veramente conta, perché è quello che ci separa, i nostri mini confini, dal vuoto dell'universo. Senza quello non ci saremmo, quindi dovremmo stare attenti che cosa facciamo a quel confine, oltre ai nostri piccoletti. Rimarrà qualche minuto qui per salutare chi volesse salutarlo. Io sono molto fortunato, viaggio per lavoro tantissimo, ma i tuoi viaggi sono proprio più belli. Paolo Nespoli. Grazie per
per questa serata. Grazie Don Marco, grazie a voi per essere stati qui questa sera. Ci rivedremo su questo pianeta, no, ci rivedremo fuori dal pianeta, giusto? Ecco, ci rivedremo lassù.